Ciao a tutte e a tutti, in questo tutorial vi voglio far vedere come lavorare queste deliziose collane che io ho creato con la raffia e il cordino Rowan che ve l'avevo già fatto vedere in un altro, mi sembra nella puntata di sabato, prima puntata, no, che ho fatto in un formato nuovo. E vi avevo fatto vedere questo bellissimo cordino che dal mio punto di vista, sia per le borse ma anche, guardate che meraviglia, anche per dei gioielli veramente meravigliosi. Questa è una delle tante cose gioiellose che farò adesso che ho trovato questo filato che veramente mi piace troppo. Lo trovate in tanti colori. Io ho utilizzato la raffia in colore corda, però anche della raffia. Adesso questo è l'ultimo colore arrivato, guardate che meraviglia, che potete utilizzare poi tutti e due così, quindi mi piace tantissimo un colore così estivo, così bello. Qua ho utilizzato quindi raffia e il color fucsia per questa qua, e invece per questa qua ho utilizzato tutto color corda, quindi ho fatto così. Cosa avete bisogno? I filati, certo, un po' di perline di recupero che avete in casa da abbellire alla fine, un po' di colla, io ho utilizzato colla a caldo, e poi avete bisogno di un filo, qua è rimasto un po' di colla, avete bisogno di un uncinetto. Io utilizzo uncinetto da 3 per lavorare questo bellissimo cordino, e poi con 2,5 io metto dentro le codine che rimangono, no? Quindi vedete, voi potete utilizzare anche un uncinetto da 2,5 per lavorarlo, dipende. C'è una lieve differenza tra questo colore e questo colore nello spessore, ma di solito nei filati, anche nei filati, non questi per gioielli o borse, ma anche altri filati, c'è sempre una lieve differenza tra i colori, perché dipende dal pigmento che si usa. Un po' di ago da cucire, perché io, questo nel tutorial non vi ho fatto vedere, però io ho fissato con la colla e poi dopo ho fissato un attimino, perché queste sono pietre proprio più pesanti, diciamo, queste no, queste le ho fissate solo con la colla. Invece qua ho dato anche qualche punto e per questo ho il mio filato che ve lo devo caricare anche sul sito, perché è un filato da Gutermann 100% poliestere, perfetto anche per le perline, quindi per lavorare con le perline è perfetto, è molto resistente, quindi ve lo straconsiglio. È un filato che io lo utilizzo per le lo utilizzavo, adesso non l'ho fatto da un pezzo ma ne voglio fare, per le perline. Le perline per le collane spirale di perline all'uncinetto. Ok, quindi adesso queste essendo dette ci mettiamo al lavoro e niente, è tutto qua che avete bisogno, e forbici. Ah, e poi avete bisogno delle chiusure, che anche queste le trovate sul sito, sono le mie chiusure preferite come già sapete, e quindi ne ho prese anche perché così le potete prendere direttamente da lì, non avete più problemi. Le adoro. Ok, vediamo come si lavorano le foglie. Io utilizzo l'uncinetto da 3, potete utilizzare anche 3,5. Facciamo il cerchio magico, prendiamo il filo e facciamo una catenella, lavoriamo 8 punti bassi intorno adesso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chiudiamo. Ok, entriamo con l'uncinetto nel primo punto basso per fare un punto bassissimo di chiusura. Da qua attenzione massima, entriamo nella asola dietro del nostro primissimo punto dove abbiamo chiuso e abbiamo
un'altra asola, abbiamo preso un'altra asola su uncinetto, 2. Poi entriamo nel prossimo punto basso, tutto il punto, e ne prendiamo ancora una. In questo modo andremo avanti per ogni giro. Questo è il primo giro. Da qua abbiamo 3, facciamo filo sull'uncinetto, passiamo tramite 2, filo sull'uncinetto, passiamo tramite 2. Lasciate ben largo questo passaggio perché è qua che dobbiamo entrare sempre per iniziare un nuovo giro. Quindi quando passate tramite 2 per l'ultima volta, lasciate ben largo, non tirate perché dopo sarà più difficile trovare questa asolina dietro dove dobbiamo entrare. E quindi entriamo, prendiamo un'asola sull'uncinetto e in questo modo ne abbiamo 2. Poi entriamo dritti proprio nel punto basso dove abbiamo già lavorato e nell'asola dietro prendiamo un'altra asola. Poi entriamo nel prossimo punto basso e prendiamo un'altra asola. 4 anelli sull'uncinetto, andiamo a lavorarli ugualmente. Quindi 1, passiamo tramite 2, filo sull'uncinetto, passiamo tramite 2 e passiamo tramite 2. Di nuovo, state attenti a questa asola che si forma. Prendetela subito sull'uncinetto. Ecco, 1. Poi adesso ne abbiamo un'altra qua. Andiamo anche in questa. 3 anelli sull'uncinetto. Adesso andiamo di nuovo qua nel punto basso dove abbiamo iniziato, dove abbiamo lavorato, solo asola esterna, e poi nel prossimo punto basso che non è lavorato e peschiamo un'altra asola. 5 anelli sull'uncinetto. Siamo partiti con 3, poi 4, adesso 5. Filo sull'uncinetto, passiamo tramite di nuovo 2. 2, 2, vedete, sono queste le asole. 2, vedete, 1, 2 e questa 3. In queste dobbiamo entrare. Ecco, partiamo con il prossimo giro. Adesso dobbiamo avere 6. 1, 2, 3, 4. Prendiamo indietro così. Poi andiamo direttamente nel punto basso, che è questo qua, si vede chiaro dove abbiamo lavorato. Entriamo solo nell'asola esterna e prendiamo il quinto, e poi nel punto basso, prossimo punto basso, prendiamo il sesto. Andiamo a lavorare. Filo sull'uncinetto 1, poi dal secondo si vede l'asola 2, vedete, è questa. 3, eccola. 4, eccola. Man mano che lavoriamo si vede, e 5, eccola. Entriamo, prendiamo l'asola subito, poi andiamo nelle altre 3 e prendiamo un'asola sull'uncinetto. In questo modo ne abbiamo già 5, per cui dobbiamo andare, ecco qua, vedete, e questo è il punto basso. Qui si vede chiaro che non abbiamo lavorato, è questo. Entriamo, solo asola esterna, prendiamo un'altra asola, entriamo nel punto basso, non lavorate, prendiamo un'altra asola. Passiamo tramite 2. Ok, poi già dal prossimo si vede 1, eccola qua. 2, 3, 4, vedete? E 5. Eccola, è qua che devo entrare. Entro e prendo subito l'asola. Poi vado e prendo nelle altre. Quindi 3, 4, 5, 6. 6, poi scendo proprio in questo, prendo 7 e poi entro nel punto basso e prendo 8. Questo è l'ultimo giro. 1, 2, 3, quindi non ci interessano più le asole, possiamo andare più velocemente. Ok, faccio una catenella per chiudere, taglio il filo abbastanza e poi apro in questo modo, perché se no vedete rimane così. Apro in questo modo e la metto a posto. Eccola qua. La mia foglia è veramente stupenda. Quindi sono 3, 4, 5, 6. Iniziamo con 3, 4,
4, 5, 6, 7 e 8. Quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 giri che si devono lavorare. Di queste foglie ne dobbiamo fare. Adesso dipende quante volete mettere, come avete visto, a questa collana io ne ho messe solo 3 da una parte e dall'altra, quindi dobbiamo lavorare 6. Invece se volete, come ho messo nell'altra, se volete mettere 4 da un lato, 4 dall'altro, dovete lavorare 8. Vi volevo far vedere per chiudere, prendo un uncinetto di una misura più piccola, mezza misura per esattezza, entro così. Pianino pianino, adesso qua proprio, ecco, e prendo il filo. Sì, insomma, l'avete capito, adesso proprio davanti alla camera non ci riesco. Eccomi, prendo il filo e lo porto, lo nascondo, e faccio così un po' 2 o 3 volte, poi lo taglio, quindi così. E anche con questo faccio ugualmente, entro in questo modo qui sotto e lo prendo e lo porto in giù un po', dopodiché lo taglio. Rimane comunque in posizione, questa è la bellezza di questo filo, che è rigido, rimane in posizione, però è abbastanza, diciamo, maneggevole, si può lavorare benissimo, non è difficile da lavorarlo. Ecco, visto? Adesso lo perdo un po' anche qua e ho fatto. Tagliamo. A posto. Questo lo voglio ancora. Adesso andiamo a vedere come si lavora il fiore, facciamo di nuovo il cerchio magico e qua iniziamo con il lavorare 3 catenelle per il primo punto alto più 2 catenelle per lo spazio da 2 catenelle. Poi entriamo nel cerchio magico e lavoriamo un altro punto alto, 2 catenelle. Andiamo avanti così fino ad avere 10 punti alti, incluse le 3 catenelle. Quindi con quelle dobbiamo avere 10 punti alti tutto intorno. Sono solo e solamente 2 giri, questo è il primo. Il secondo già facciamo tutti i petali. Quando siamo arrivati a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, facciamo ancora 2 catenelle, chiudiamo il nostro cerchio magico e entriamo nella terza catenella delle 3 iniziali, facciamo un punto bassissimo. Adesso saltiamo direttamente nel primo gruppo di 2 da 2 catenelle con un punto bassissimo e faccio 3 catenelle più ancora 4 punti alti. Adesso lavoreremo 5 punti alti, così 5 punti alti nello spazio da 2 catenelle, 5 punti alti lungo il punto alto qua e poi torneremo indietro 5 punti alti lungo l'altro punto, poi 5 punti alti nello spazio da 2 catenelle, è sempre così a zigzag. 4 e 5. Poi, come dicevo, andiamo lungo questo. Prendo così, piego e vado a lavorare 5 punti alti. Uno in giù, no? Praticamente vado verso centro adesso. 2, 3, 4, 5. Poi da qua devo tornare indietro, in su. Sul prossimo punto alto vado intorno, 1, 2, 4 e 5. Poi vado sulle 2 catenelle lavoro 5 e quindi continuo così fino alla fine. Impossibile sbagliarsi. 3, 4, 5. Cioè è proprio impossibile sbagliarsi, ok?
Adesso andiamo giù sul punto alto, poi torniamo su sul prossimo punto alto, poi nelle due catenelle. Quindi qua si saltano sempre 2 catenelle. Vado avanti così fino alla fine. Quando si arriva alla fine è più difficile, è sempre più difficile perché è sempre più stretta la situazione. Quindi l'ultimo è questo, dobbiamo lavorarlo per arrivare qui dove abbiamo iniziato. E quindi eccolo, ce l'ho fatta. È questo qua, ok? Quindi anche se è un po' più difficile, lo dobbiamo fare, cioè ce lo dobbiamo fare. Due, so cosa ho preso, sì, lo so cosa ho preso. Tre, ho preso la codina. 4, meglio, e 5, ok. Ce l'ho fatta. Adesso vi faccio vedere il mio fiorellino. Qua in mezzo dobbiamo cucirlo con un po' di filo di qualsiasi cosa, filo filato da cucire per ok, punto. È questo che l'ho preso, meglio perché così l'ho chiuso. Punto, questo è ciò che abbiamo, questo è così. Adesso vediamo come fare la collana vera e propria, poi metteremo tutto insieme. Io vi faccio vedere su una piccola porzione, non ha senso qua di stare a farvi, cioè non ce la faccio. Quindi prendo così circa 80, 70, 80 centimetri, quindi dovete prendere di più, anche se vi rimane è meglio. E poi dopo, diciamo, questa è la misura giusta. Poi vado e faccio 2 volte. 3 volte, praticamente vado a fare 4 volte, 12 volte faccio perché saranno 4, 4 e 4, ok? E faccio questa cosa. Adesso non lo so quante volte perché ho perso i conti, ma questo lo faccio solo per farvi vedere. Ok, diciamo va bene. Ok, taglio. Quando arrivo alla fine, taglio il filo. Poi la prima cosa che voglio fare, qua tagliamo questi, ecco anche questo, faccio un nodo qua sopra, quindi faccio un nodo, adesso io l'ho fatto così piccolino che non ci riuscirò a farvi vedere come fare la treccia, ma insomma, ecco, facciamo un nodo, certo che lo mettiamo a posto. E poi dopo apriamo anche da qua, ecco, e niente, dividiamo. Adesso io non lo so quanti ho, 4, 4 e 3, ecco, mi sono fermata. Dividiamo e iniziamo, non lo so, penso che sappiate come si lavora la treccia, no? Si passa uno così e poi l'altro. Penso di avere anche un video che fa vedere, un video vecchio. Ecco, e facciamo la nostra treccia per bene. Poi quando arriviamo alla fine facciamo un altro nodo, ovvio. Quindi io ho messo qua un segno dove è esattamente la metà. È molto importante. E da qua partiamo con questo qua. Mettiamo un po' per vedere come viene. Ecco, sì. Diciamo, questa sarà la distanza giusta. Io uso molto, come già sapete, la cola a caldo perché è veramente molto molto buona. Si lavora leggermente, cioè facilmente, ecco. Poi vengo e ne metto uno qua. Un po' così e un po' questo sarà tipo così, ecco, in questo modo. Ok, anche voi poi potete mettere come più vi piace, ovvio, però pensate che poi dovete fare la stessa cosa dall'altra parte perché deve essere più o meno uguale, ovvio. Ok, e qua metterò il fiore. Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte e metto anche il fiore. Poi aggiungo qualche
Qualche perlina e la mia collana è pronta. Ecco come l'ho messa questa, l'ho voluto fare così. Qui piego una parte in qua, una parte in qua. E poi mi preparo. Ecco, così. Metto un po' di un bel po' per esattezza. Non cadere. E via. Aspettiamo un po' e poi facciamo la stessa cosa sull'altro. Quindi è per questo che mi piacciono queste chiusure, perché sono molto, oltre che sono molto belle, danno un tocco veramente molto bello alle nostre collane, sono molto facili da mettere e anche facili da utilizzare. Ecco, quindi adesso faccio la stessa cosa con l'altra. La mia collana è finita, io spero veramente vi piaccia questa mia idea. Avete tutto ciò che avete bisogno, tranne insomma le perline, che ci saranno anche delle perline, però adesso per adesso non ne ho utilizzate. Insomma, perline sicuramente ne avete in casa anche voi di recupero anche. Quindi vi ringrazio di avermi seguita. Non vi scordate di iscrivervi al mio canale di YouTube per non perdervi neanche uno dei miei video e di dare un'occhiata ovvio al nostro, alla nostra boutique. Ciao, grazie di avermi seguita. Ciao.